Luan Oxa, allenatore del settore giovanile della Rivarolese, quest'anno un gruppo nuovo, come ti trovi? Bene, mi trovo bene, il gruppo lo conosco, no? Ho avuto già Pulcini 2 anni e dopo 2 anni mi è toccato a me riprendere di nuovo e stanno bene. Quindi sono ragazzi che hai già allenato e che hai ritrovato dopo qualche anno? Sì, sono ragazzi che io già li conoscevo, li ho allenato e li ritrovo di nuovo. Però adesso il calcio è cambiato, regole nuove, adesso gioco a calcio a 11, sono altre cose. Siamo all'inizio della stagione, queste prime partite come sono andate? Sono andate abbastanza bene, sono contento per il miglioramento che ne ha fatto. Abbiamo fatto 2 bei tornei, uno il Grande Slam a Torino e l'altro quello di Mati Lanzese, siamo andati abbastanza bene, sono contento, c'è da migliorare, non si discute, però fino adesso per un mese e mezzo sono abbastanza contento per loro. Tu sei un perfezionista, vuoi sempre il meglio, però vediamo anche negli allenamenti, insomma i ragazzi stanno dando veramente tanto. Sì, abbiamo fatto un patto che è giusto sia, quando si è da lavorare dobbiamo lavorare, ridere quando c'è da ridere, per questo siamo un gruppo unito tra me, ragazzi e tutti, anche i genitori, per questo se cose vanno così è più facile lavorare e migliorarsi. Ti sei fissato un obiettivo per questa stagione? Ma quell'obiettivo quest'anno è l'ultimo anno che giocano quasi esordienti fascia B, no? E il prossimo anno inizia il calcio, come si dice, vero calcio, con sostituzione al Bita federale per preliminari per regionali, e quest'anno è quello, come si dice, dobbiamo fare gavetta, no? Però in certi aspetti io voglio professione, tecnicamente, individuale, atleticamente, collettivo, tutto. Da imparare e di lavoro ce n'è ancora tanto. Sempre, dobbiamo per l'ennesimo voto ripetere, loro hanno sempre da migliorare, anche quando se giochi in certa categoria sempre da migliorare, con serietà e passione viene sempre il bello. Lavoro non ti manca? No, è bello e soprattutto adesso c'è da lavorare.